eccoci qua per il nostro terzo appuntamento, la nostra terza serata della campagna evangelistica Aversa Gospel Celebration. Forse dovremmo dire qualcosa sul nome di questa manifestazione, di questo evento. Aversa perché, è intuibile, si svolge qui ad Aversa. Celebrazione perché noi crediamo che non è uno spettacolo, non è un concerto, non è un'esibizione semplicemente artistica, ma è una celebrazione che ha a che fare con la fede e la fede in un nome prezioso, glorioso, che noi adoriamo, lodiamo e glorifichiamo con tutto il nostro cuore. E la nostra celebrazione è rivolta al nostro Signore Gesù Cristo. E poi gospel, perché nella lingua inglese gospel è Vangelo, perché noi crediamo che il Vangelo del Signore Gesù può essere trasmesso con ogni mezzo, attraverso il canto, attraverso la musica, attraverso rappresentazioni di teatro di strada, mimiche o anche in altri modi, in altre maniere, ma non trascuriamo la predicazione della parola di Dio. Fatta questa introduzione, io vorrei invitarvi ad alzarvi. Un benvenuto a tutti coloro che sono qui per la prima volta, la prima serata insieme a noi. Noi speriamo che voi questa sera possiate vivere un'esperienza, direi nuova, un'esperienza straordinaria, un'esperienza che possa arricchire la vostra vita e possa arricchire la vostra vita di contenuti nuovi, contenuti spirituali. Alle volte ci sentiamo vuoti per qualche ragione, per qualche motivo. Io penso che questo è il posto giusto, è la serata giusta, è l'occasione, l'opportunità giusta per avere un incontro speciale con il nostro Re e Signore Gesù. Quindi non soltanto il nostro benvenuto, ma anche la nostra calda, sincera invocazione della benedizione di Dio sulla vostra vita. Come vedete abbiamo con noi un gruppo musicale, questa sera il programma sarà abbastanza ricco anche di interventi e contributi di artisti cristiani, musicisti che della musica ne hanno fatta una vocazione, ne hanno fatta anche una missione, un modo per lodare Dio, per edificare la Chiesa del Signore, ma anche per trasmettere l'Evangelo di Gesù Cristo. Il gruppo musicale che è con noi questa sera è un gruppo cristiano che viene dal mondo delle chiese evangeliche. Il nome è Gosplay e noi vogliamo dargli un affettuoso benvenuto. Abbiamo Luca che poi si preoccuperà forse di fare una presentazione più dettagliata dei membri di questa band cristiana. E forse la domanda che desiderei fargli è proprio questa: come è iniziata questa vostra attività? I giovani talvolta diventa difficile riuscirsi a mettere insieme, so che la musica lega tanto, però come attraverso la musica cristiana siete diventati un gruppo e siete diventati una band cristiana? Diciamo che l'educazione cristiana predispone alla musica, no? Noi siamo cresciuti in chiesa, ascoltando i cantici, le lodi al Signore, i nostri genitori suonavano già e ci hanno insegnato, ci hanno inculcato questo servizio meraviglioso della musica che, se messo nelle mani del Signore, alla guida del Signore, può portare frutto e sensibilizzare le persone all'esperienza cristiana. Noi siamo nati così, abbiamo cominciato strimpellando un po' ognuno il suo strumento. Poi il Signore ci ha dato grazia, da una piccola cosa fare un'altra cosa un po' più grande, fino ad arrivare a questa sera. Sono 10 anni che suoniamo più o meno in giro per l'Italia, abbiamo varie provenienze, ognuno di noi ha la sua chiesa che frequenta normalmente
E il nostro desiderio è quello di mettere il nostro talento al servizio del Signore. Invece di spendere il talento per locali, i giovani oggi la musica la idolatrano, no? Noi abbiamo deciso di metterla al servizio del Signore Gesù. Bene, siamo lieti di avervi con noi ad Aversa Gospel Celebration. Vogliamo dire, Signore, dai una benedizione particolare a questi nostri cari giovani. Buonasera Aversa, noi siamo i Gosplay, dall'inglese Gospel Play, il suono dell'Evangelo. Come dicevamo, noi suoniamo in giro per l'Italia annunciando che il Dio ha un piano per te, poiché il Dio ha tanto amato il mondo, dice la Bibbia in un verso che nella sua estrema sintesi, che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. E questo è il piano di Dio per la tua vita, che tu incontri Gesù Cristo. Accetta questo piano e la tua vita cambierà, migliorerà, sarà trasformata. Un piano per te. Ci aiutate con le mani. Dio sa il tuo nome, ti conosce e sai. E dal primo giorno che sei nato, lui vede cosa fai, e pensando a te lui si domanda se l'impegnerò, cosa risponderà. Ti vorrei al mio servizio. Per te non rifiutare il piano, per te lui ti ama, manderà te. Sei qui in questa piazza e forse canti pure insieme a noi. Non sei stanco del tuo rimpianto, ma Dio ha un piano per te. Non rifiutare per te, lui ti ama, manderà te. Rispondi ora, manda me al tuo servizio, ci sarò io ti amo. Risposta a Dio questa sera? Gli aprirai il tuo cuore? Accetterai il suo piano per la tua vita? Fallo, non rifiutare questo piano e la tua vita cambierà. Ci proviamo insieme. Dio ha un piano per te, non rifiutare il piano per te, lui ti ama. Manderà te, rispondi ora, mandami al tuo servizio, ci sarò io ti amo.
Quanti amano Gesù? Quanti amano Gesù? Partecipiamo con le mani? Amo il dolce nome di Gesù, perché lui per primo ha amato me, m'ha offerto la sua compagnia, perché io non fossi solo. Egli rappresenta quello che per anni ho sognato senza bene, la mia gioia non è più chimera, perché adesso lui vive dentro me. Gloria a Dio, tutta la gloria a Dio. Vogliamo amare il nome di Gesù. Dice un verso bellissimo la parola di Dio, dice che mentre il sangue di Abele gridava vendetta, il sangue di Gesù grida amore. E per quel sommo sacrificio noi possiamo avere pace con Dio, guarigione, consolazione, salvezza. E quindi il nostro invito questa sera è: apri il tuo cuore a Gesù, egli farà tutto nuovo nella tua vita. Passione. Preghiera e sudore, Gesù nel Getsemani pregò così: oh Padre mio, allontana questo calice,
sia fatta tutto questo per la mia salvezza e affinché chiunque creda in Lui abbia vita eterna. E il suo sangue che grida ancora amore per l'intera umanità. Oh Gesù, mio Redentore, colui che ha vinto la morte. E penso al giorno che tu sei morto per me e a quei chiodi che foravano che è pronto ancora a dare il tuo perdono, Signore. C'era tanta gente che voleva la tua morte, ma nel tuo silenzio tu racchiudevi tutto il tuo amore. E le ultime parole pronunciate dalla croce esprimevano la grazia e la tua misericordia. Tutto questo per la mia salvezza e affinché chiunque creda in Lui abbia vita eterna. E il suo sangue che grida ancora amore per l'intera umanità. Oh Gesù, mio Redentore, colui che ha vinto la morte. E penso al giorno che sei morto per me e a quei chiodi che foravano le tue mani che erano sempre pronte a donare. E penso al giorno che sei che è pronto ancora a dare il tuo perdono, Signore. Ricevi questo perdono questa sera. Il suo sangue è ancora pronto a lavarti, è ancora pronto a guarirti, è ancora pronto a liberarti. Sì. Bene. Credo che stiamo apprezzando questa lode, questa musica, i testi che in qualche maniera continuano a documentare i valori della fede. Per molte persone la musica, come dire, questo tipo di musica e la fede sono due cose diverse, non è vero? Abbiamo qui la possibilità di dare questa testimonianza che il Signore sta chiamando tanti giovani che hanno bisogno di cambiare la loro vita. Puoi dare un saluto al tuo fratello, all'amico, alla persona che hai vicino. Ti puoi dire Dio ti benedica. È sempre bello
scambiarsi un segno di accoglienza, un segno di fratellanza. Nel frattempo io chiamo i cosplay, perché continueranno a cantare e a presentarci qualche altra loro pubblicazione, qualche altro loro lavoro musicale. Luca, ci dici qualcosa in più del fatto che siete... Sì. Che siete un po' figli d'arte, va? Figli di artisti cristiani, insomma. Sono nati nella chiesa con i canti, però ci fa piacere sentire qualcosa in più di questa storia. Sì, in effetti i nostri genitori, più o meno una trentina d'anni fa, hanno fondato un gruppo che si chiamava Isela. E questo gruppo ha girato un po' l'Italia in questi 30 anni, ha diffuso, forse sono stati, non so se i pionieri della musica cristiana in Italia, perché ci sono stati anche altri artisti loro contemporanei, però voglio dire sono stati tra i primi. E Io Lascio Tutto, per esempio. Ecco, puoi intonarlo semplicemente, così qualcuno lo riconosce questo canto. Va bene. Io lascio tutto dietro me, non c'è più posto nel mio cuore per la tristezza, solo amore regnerà. Beh, dobbiamo dire che è diventato un classico ormai, fa parte del patrimonio musicale delle chiese. Bene Luca, continuate a cantare e che Dio continui a benedire voi e tutti noi che siamo qui questa sera. Noi vi lasciamo con un ultimo brano che si chiama Tu sei ancora importante. Anche questo brano è stato scritto dalla band dei nostri genitori. Ricordo che ci raccontavano che il testo nacque in questa maniera. Erano durante una tournée in Sardegna, fecero visita ad un ammalato di AIDS, era nella corsia emarginato da tutti e pensava di essere solo. E a questa persona gli fu detto che lui era importante per Gesù. E se anche mio padre e mia madre mi abbandonassero, Gesù non mi abbandonerebbe. E così è nato il testo di questo brano. Tu sei ancora importante. E tu sei ancora importante per Gesù, perché gli sei costato molto. E Dio vi benedica. Grazie per averci ascoltato. Quasi non ti riconosco, solo ieri sembravi più sicuro. Cerco i tuoi occhi ma ritrovo uno sguardo assente. Quanta fatica a portarsi dietro quel po' che resta. Ti sta consumando una via senza uscita. E geliti sguardi intorno a te. Vincerli è una gara molto dura. Per te che sei stato un tempo in prima fila, ti piacerebbe che qualcuno dicesse ancora: tu sei importante, sì sei ancora importante, e lo sei, sì per Gesù lo sei. Gli sei costato molto, molto più di quanto credi, e non hai mai avuto un amico così. Lui saprà cambiare la notte in giorno soltanto se lo vuoi.
Gesù può cambiare la notte in giorno se gli apri il tuo cuore. Tu con Dio puoi parlare quanto vuoi, capirai quanta pena che hai nel cuore. Tu non sarai mai per lui un diverso, ma come un padre lui ti sta aspettando, sai, perché sei importante, sì, sei ancora importante, e lo sei, sì, per Gesù lo sei, e sei costato molto, molto più di quanto credi, e non hai mai avuto un amico così. Lui saprà cambiare la notte in giorno soltanto se lo puoi. E non hai mai avuto un amico così. Lui saprà cambiare la notte in giorno soltanto se lo vuoi. Dio vi benedica, aprite il vostro cuore a Gesù e grazie ancora per averci ascoltato. Grazie a voi, cari ragazzi, e Dio continui ad accompagnarvi e a guidarvi. Bene, il nostro programma continua anche con altre forme di comunicazione del messaggio dell'Evangelo, anche attraverso delle rappresentazioni mimiche, attraverso la recitazione. Anche questo è un antico linguaggio. Si dice che il teatro l'abbiano inventato i greci, ma non è così. L'uomo, da che ha imparato in qualche maniera la gestualità, ha, possiamo dire, imparato a riprodurre delle situazioni e a trasmettere attraverso i gesti. Quindi anche questa è recitazione parlata, verbale o anche semplicemente gestuale. Il programma di questa sera continua con un gruppo di giovani che fanno parte di una delle chiese dell'Interland dell'area della Campania, il Ministero degli Operai dell'Ultima Ora. E io vorrei invitare qui Rachele delle Cave, con i giovani che ci illustreranno meglio quanto hanno preparato per Aversa Gospel Celebration numero 8, ottava edizione. In più abbiamo avuto anche il piacere di averli l'anno scorso con noi e apprezziamo il lavoro che svolgono, perché lo svolgono a sostegno dell'opera, della Chiesa, del Ministero. E dovunque hanno la possibilità di spostarsi per cantare, per evangelizzare, per fare qualunque servizio per l'opera di Dio, ho una diretta testimonianza, ho sempre visto questi giovani molto attivi, molto operosi, e noi vogliamo incoraggiarli e dire: il Signore continui a benedirvi. Pace a tutti. Vorrei precisare che il piacere è tutto nostro, che voi ci date di poter servire il Signore anche qui in mezzo a voi. E questa prima rappresentazione si chiama La verità vi farà liberi. E appunto, se noi potessimo vedere con gli occhi dello Spirito, vedremo veramente come Satana tiene legate molte persone. Materialmente, all'apparenza, noi vediamo chi ha un problema, chi ha un altro problema, chi è prigioniero, chi è schiavo, ma chi vede con gli occhi dello Spirito riesce a vedere proprio le macchinazioni di Satana che si nascondono dietro le cose materiali. E il Signore disse: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E Gesù disse: io sono la via, sono la verità e sono la vita. E solo Gesù può liberarci da tutti gli attacchi, da tutte le cose che questa vita cerca di imprigionare l'uomo. E vediamo, la verità vi farà liberi.
quest'altra rappresentazione che vi faremo vedere parla della, di un argomento appunto che il ragazzo di prima ha citato, la crisi. C'è stato un periodo in cui ogni giorno la cronaca portava di un suicidio per l'economia, portava di imprenditori che si toglievano la vita, e questo è diventato ormai, diciamo, il male di questo tempo, proprio il pensiero di suicidio per la crisi. Ma noi sappiamo che c'è un Dio che interviene anche per questo. Abbiamo la citazione del passo di Matteo 6 che conforta i figli di Dio, dicendo che Dio è un Dio che sovviene ai nostri bisogni. Lui non ci lascia e non ci abbandona, e non c'è crisi che può schiacciare i figli di Dio, perché noi non guardiamo attraverso le circostanze che sono intorno a noi, attraverso il telegiornale che dice che tutto sta crollando, ma noi guardiamo attraverso la fede e la promessa della parola di Dio, che c'è sempre qualcuno che sorregge i figli di Dio, e che non dobbiamo guardare le nostre tasche e dire c'è crisi, risparmiamo per il regno di Dio. No, dobbiamo sempre investire nel suo regno e nella sua opera, perché il Signore ha promesso che sarà Lui a provvedere ai nostri bisogni. Amen. Buscando la razón, he estado viviendo con dolor, he andado buscando la explicación para que mi vida encuentre el verdadero amor. He vivido solo y sin perdón, he vivido en incertidumbre y temor, pero ya no, ya no más, ya no, ya no, ya no. Depressione.
la tua presenza, starei per ore per poter gustare il tuo grande amore, per poi vedere quelli che hai per me, per poi scoprire le tue promesse adempirsi in me, adempirsi in me, l'ultimo canto di questa sera si chiama Io scelgo te. Scelgo te perché? Perché veramente abbiamo deciso di dare il tutto della nostra vita al Signore e non ci sarà nessuno che può essere degno di prendere il posto di Gesù. Sarà nessuno che sarà degno di prendere il tuo posto.
scelgo te, al primo posto della mia vita io scelgo te. E non ci sa. Bene, vogliamo ringraziare innanzitutto il Signore per la gioia che ci dà di stare qui questa sera, di poter godere di queste ore così preziose. Diversamente molti di noi, di voi, sareste davanti a un televisore con il telecomando, annoiandovi forse, e invece siamo gioiosi che il Dio ci sta dando queste serate così speciali, dove possiamo lodare Dio, dove possiamo rallegrarci e gioire insieme, semplicemente perché siamo qui tutti quanti, vogliamo dare un gloria a Dio tutti insieme. Alleluia! No, non si è sentito bene. Alleluia! Ad Aversa non l'hanno sentito. Alleluia! Eccoci qua. Dice la Bibbia, mandate grida di gioia. Ci stiamo preparando al momento di ricevere un messaggio dalla parola di Dio, e il pastore che questa sera ministrerà la parola è il pastore Michele Delle Cave, che è anche il fondatore del ministero degli operai dell'ultima ora. Ma abbiamo con noi un pastore che è molto vicino a questo ministero e che lavora in una zona di Napoli molto delicata, direi, ma ormai diremo tutti quanti qual è la zona di Napoli che non è più delicata per i fenomeni della criminalità, della qualità di vita che va degenerando sempre di più. E però abbiamo questo amico pastore, Luigi Dorta, io vorrei invitarlo a venire, perché questa sera non predicherà in qualità di pastore, ma canterà un canto. E siete curiosi di sapere ma dove opera? Opera nella zona dei quartieri popolari di Napoli, la zona dei tribunali, di Porta Capuana, tutti quell'area e quei vicoli da dove il Signore sta facendo una meravigliosa opera. Bene Luigi, a noi fa piacere che tu questa sera sei con noi e hai anche la possibilità di cantare insieme ai cari tuoi un canto e dare anche il tuo contributo ad Aversa Gospel Celebration. Amen.
Alleluia, faremo qualche canto per adorare Dio, amen. Siamo qui perché vogliamo innalzare il Re dei Re, Signore dei Signori. La parola dice che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, amen. E anche la Chiesa è sempre la stessa, ieri, oggi e per sempre. Alleluia, vi invito ad alzarvi all'impiedi, fino adesso siete stati comodi, ma vogliamo anche in questa parte incoraggiare il servo che dovrà predicare, mentre faremo questo canto, è un canto che parla, alleluia, anche nel cammino di tanti noi cristiani vengono i dubbi, le incertezze, amen. O siete super spirituali, alleluia, i dubbi, le paure, ma quando scende la presenza di Dio possiamo ricevere una piena libertà, amen. Anche tu che sei qui per la prima volta, canta insieme a noi, anche la Chiesa questa sera possa insieme a noi, come abbiamo fatto fino ad ora, che Dio possa aprire i cieli questa sera. Abbiamo visto tanti gruppi che suonano e onorano Dio attraverso la musica, ma questa sera ci sono dei veri adoratori che adorano Dio in spirito e verità. Alleluia, lo vogliamo fare insieme, amen. Mentre si sono preparati i fratelli, alleluia, vogliamo insieme a voi, alleluia, portare il nostro calice, che è il nostro cuore, di poter fare la nostra parte, quella di adorare in Dio insieme a voi. Dio sia lodato. Alleluia, questo canto parla che alle volte nella nostra vita ci sono dubbi, incertezze, ansietà. Ma quando scende la sua presenza, noi troviamo libertà, amen. Allora, alza le tue mani, chiudi i tuoi occhi, siamo qui e vogliamo preparare questa atmosfera che lo Spirito Santo possa, come ha preso dall'inizio, alleluia, la presidenza in mezzo a noi. Prepara il tuo cuore questa sera, non guardare noi, ma guarda dentro al tuo cuore e chiedi insieme a noi, Signore, apri i cieli. Signore, ancora questa sera manifesta la tua gloria. Signore, muoviti con il tuo spirito in mezzo a noi. Signore, manda il tuo fuoco, alleluia. Alza le tue mani, non guardare noi, chiudi gli occhi e comincia ad adorare il Signore. Alleluia. Mentre i dubbi vanno via, mentre sparisce l'ansietà, perché dove il figliolo di Dio ci ha resi liberi, noi siamo liberi in virtù della parola vivente che è Gesù, il Signore. Amen. Svanisce l'ansietà, perché la tua presenza è scesa fino qui e ci rende liberi, ci rende di adorare liberi. Dio, amen. Il tuo immenso amore.
Gesù. Egli ti ama, che ha dato la sua vita su quella croce. Quei chiodi entravano nelle sue mani, quella lancia nel suo costato, una corona di spine. Alleluia, è stato il suo amore. Oh sì, puoi trovare pace solo quando egli viene nel tuo cuore. Chiesa, adora Dio. Solo in te trovo pace. Fare un grande applauso al nostro Dio di lode e di adorazione, e a Lui solo va la gloria. Amen. Più forte per Gesù, il Re dei Re, il Capitano dell'esercito di Dio. E per te, Signore, la tua Chiesa e i tuoi servi ti adorano e ti innalzano. Amen. Amen. Dio vi benedica. Grazie. Alleluia, gloria al Signore. Immagino, perché questa è una strada molto trafficata, c'è un transito di autovetture in qualunque ora del giorno. Immagino a cosa pensano le persone quando, passando qui davanti, poi lo vedremo nelle prossime serate, perché poi quando è venerdì o sabato, si fa addirittura il traffico. Cosa pensano nell'ascoltare i nostri canti, nel vedere come noi alziamo le nostre mani, come adoriamo Dio, come siamo gioiosi nel vivere la lode, il canto e queste riunioni? Beh, io spero che abbiano pensieri positivi, che possa nascere nel loro cuore il desiderio di vivere quello che stiamo vivendo noi, di sperimentare quello che stiamo sperimentando noi, la gioia della presenza di Dio. Siamo pronti a questo punto per ricevere il messaggio della parola di Dio. Io invito il pastore Michele Delle Cave, che è un predicatore, non soltanto, che il Signore lo chiama in diverse nazioni, ha un ministero che il Signore gli ha dato possibilità di svolgere, di ministrare in diverse parti, non soltanto d'Italia, ma come ho detto anche all'estero. E però vogliamo che questa sera il Signore gli dia un messaggio, gli dia una parola che possa essere adatta per ciascuno di noi. Io invito il pastore Michele Delle Cave, noi lo vogliamo accogliere, ricordiamo
L'anno scorso il Signore gli ha dato una parola, gli ha dato un messaggio che ha rallegrato i nostri cuori e ha aiutato tante persone a ricevere Gesù nella loro vita. E io invito soprattutto coloro che sono qui per le prime volte a prestare attenzione, perché attraverso questa parola il vostro cuore sarà benedetto dal Signore. Signore sia lodato. Voglio darvi un caro saluto questa sera a tutti quanti. Credo che se siamo qui questa sera è per una motivazione, perché amiamo Gesù e abbiamo un unico interesse, quello di adorarlo, ringraziarlo e benedirlo. Io voglio ringraziare anche il pastore Rima per questa opportunità ancora quest'anno che ci ha dato di poter essere con voi e darvi un pensiero della parola del Signore. La parola del Signore è meravigliosa, ascoltiamo tante cose ogni giorno, ma la nostra salvezza si trova proprio in questa parola, e la parola di Dio veramente è il tesoro più grande che noi possiamo avere. E pensare di predicare la sua parola, non avevo mai pensato di predicare la parola del Signore. Oggi, dopo tanti anni, mi trovo con la sua parola nelle mani, perché il Signore ha fatto un miracolo nella mia vita. Mi ha trasformato, mi ha cambiato. Mi ha portato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voglio condividere con voi, voglio leggere 4 versetti del Vangelo di Luca, nel Vangelo di Luca nel capitolo 23, voglio leggere dal versetto 39 al versetto 43. Ora, uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo: se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava dicendo: non hai neppure tu timore di Dio trovandoti sotto la medesima condanna? E noi in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E allora Gesù gli disse: in verità ti dico, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Oh, queste parole sono meravigliose perché riempiono il mio cuore. Ma la storia di Gesù in parte quasi tutti la conosciamo. Israele, Gerusalemme è stata sconvolta dalla venuta del Messia, dal suo ministero. La vita di Gesù ha rivoluzionato il mondo religioso di quel tempo. Gesù ha fatto segni, miracoli, prodigi. I ciechi potevano vedere, i sordi potevano udire di nuovo, i paralitici potevano camminare. Ma molti cuori che erano spezzati venivano guariti, molte persone abbattute venivano rialzate, perché il ministero del Signore non erano solo segni, miracoli e prodigi. Il suo ministero è toccare il cuore dell'uomo per trasformarlo, per fare un'opera meravigliosa nella sua vita come l'ha fatto nella vita dei discepoli. Ma qui ci troviamo nelle ultime ore della sua vita. Ha lavorato tanto, ha viaggiato a piedi molte volte, non aveva la macchina come noi, a piedi camminava per raggiungere le persone, ha fatto chilometri e chilometri per avere degli incontri particolari, degli incontri speciali, per incontrare una sola persona ha fatto chilometri, ha aspettato per ore per raggiungere una persona. Noi questa sera siamo più di una persona, e se il Signore può raccogliere questa sera la tua vita, veramente è meraviglioso. Egli ti sta cercando da molto tempo, ed egli ha viaggiato a piedi per cercare una sola persona. Voglio dirti una cosa questa sera, che se Gesù avesse visto solo te, lo dico sempre, se avesse visto solo te sarebbe venuto a morire lo stesso, perché Dio ti ama. Abbiamo sentito il primo versetto di Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio Gesù Cristo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Benedetto il nome del Signore. E qui vediamo proprio
sulla croce Gesù l'avevano messo in mezzo ai malfattori e l'hanno crocifisso una a destra e un'altra a sinistra, a Gesù l'hanno messa al centro, come se lui fosse il capo dei malfattori, ma era lì al centro perché aveva scelto di prendere su di sé la condanna, la nostra condanna, e quindi era lì al centro e prendere su di sé tutti i nostri peccati, tutte le nostre colpe, ed era lì ancora per un tempo. Egli fu inchiodato sulla croce ed è rimasto sulla croce per 6 ore, e vi erano migliaia di persone. Su quella croce stava succedendo qualcosa, ma vi erano migliaia e migliaia di persone che stavano guardando tutto quello che stava succedendo. Forse c'erano i ciechi che Gesù aveva guarito, c'erano i zoppi che potevano camminare, c'erano i lebbrosi che gli aveva guarito, c'erano i morti che lui aveva risuscitato, ed erano tutti lì in quel luogo e tutti stavano a guardare meravigliati di tutto quello che stava accadendo, persone che non comprendevano. Ma Gesù, lui sulla croce, dice poche parole, è molto importante questa sera per noi, e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. C'erano quelli che non lo sapevano, come questa sera ci sono persone che non sanno quello che fanno perché non conoscono la verità, ma c'erano persone che sapevano quello che facevano. Vi erano i sacerdoti, i magistrati che sapevano che stavano condannando il Figlio di Dio. Vi erano molti discorsi, molti pensieri, molte persone lo ingiuriavano. Quindi gli uomini religiosi parlavano tra di loro per condannarlo, affinché non fossero scoperte la loro vergogna. Poi c'era il popolo, che ognuno diceva qualcosa, ma nessuno capiva quello che stava succedendo. E poi vi erano centinaia di persone che insultavano il maestro, lo beffavano, e tutti insieme gli dicevano: scendi giù di croce, scendi, perché se tu scendi dalla croce noi crederemo che tu sei il Figlio di Dio. Ma Gesù non poteva scendere dalla croce perché gli aveva una meta, e quella meta sei tu questa sera. E gli aveva una meta. Quanti pensieri ci sono? Io non so quanti pensieri ci sono qui questa sera. Ci sono molti pensieri, molti discorsi, molte parole, molte volte vuote, inutili, non solo per i non credenti ma anche per i credenti. A volte si parla per parlare, ma Dio vuole parlare con noi in un modo speciale. Egli ha un interesse particolare per la tua vita. Lui non vuole che tu cammini con un piede a destra e un altro a sinistra, perché la sua parola è verità. E il Signore sta chiamando questa sera anche persone che non hanno fatto una buona scelta. E quindi vi erano molte persone che lo seguivano, ma erano confuse. Ma anche sulla croce stava succedendo qualcosa. Gesù era lì in silenzio, tranquillo, sofferente, muto. Come dice la scrittura, era muto come una pecora davanti a colui che lo tosa. Era lì pronto a pagare il prezzo del mio, del tuo peccato e di quanti crederanno questa sera. E al suo fianco questi due malfattori che si agitavano. Il Vangelo di Luca ci parla di questo malfattore che comincia a difendere il maestro. Ma se leggiamo gli altri due Vangeli, Matteo e Marco, noi notiamo che la scrittura dice che tutti e due lo insultavano, tutti e due lo ingiuriavano, tutti e due lo calpestavano, tutti e due lo colpivano con delle parole. Quanti nella loro vita hanno calpestato il nome del Signore? Quanti nella loro vita hanno ingiuriato il nome del Signore? Quanti di noi prima di conoscerlo l'abbiamo offeso senza sapere?
Oggi siamo nella grazia di Dio, ma quante volte e quante volte l'abbiamo ferito, l'abbiamo offeso, e Lui è stato in silenzio, ha guardato il nostro cuore, ha guardato la nostra vita, ha guardato l'intenzione del nostro essere, ha guardato alla miseria che c'era dentro di noi, ha guardato al bisogno che c'è nella tua vita, e per questo Lui non ha mosso mai la sua mano contro di noi e contro di te. Ma molte volte lo abbiamo ferito, parlato contro di Lui, e molti credenti, sì, dico anche credenti che parlano, ingiurano il Signore perché non opera, perché non si muove, perché non fa quello che noi diciamo. Dio fa quello che vuole, non fa quello che noi vogliamo, e Gli vuole cambiare la nostra vita e portarci a seguire il Re dei Re, il Signore dei Signori. Lui è il Signore, siamo noi che lo dobbiamo seguire. E molte volte, molte persone pregano, pregano, ma lo ingiuriano, lo offendono, non comprendono cosa significa pregare. Pregare per ottenere misericordia. Non siamo altro che polvere. E quindi Matteo, Marco dice che tutti e due lo offendevano. Gesù si guardava a destra e a sinistra e lo offendevano, ma Lui non aveva fatto nulla. Stava facendo la volontà del Padre per amore nostro, e guardava di fronte agli uomini religiosi, i capi religiosi che lo offendevano. E migliaia di persone che avevano gridato crocifiggilo, ma Lui era lì in silenzio. E io voglio dirti questa sera, amico mio, se molte volte lo hai ingiuriato e molte volte sei andato contro di Lui, se molte volte lo hai ferito e Lui non ha detto nulla, è perché ti ama. Egli non vuole mostrare la sua potenza per dimostrare qualcosa, perché Lui è Dio. E Lui ci ama come un padre ama un figlio, e per questo motivo fino ad oggi tu esisti e resisti, perché Dio lo vuole. Se siamo qui questa sera è perché Dio lo vuole. Se tu sei qui questa sera è perché Dio lo vuole, perché Lui ti ha dato le forze per essere qua. Ci sono molti che non ci sono più oggi. Molti parlano, molti pensano di servire Dio, di conoscerlo, e poi gli danno degli ordini, camminano come vogliono. Il cantico dell'altra sera, la chiesa che Dio vuole, è interessante. Il pastore Remo ha fatto notare molto interessante, se possiamo per un momento rispecchiarci tutti quanti e dire: Signore, stai parlando con me questa sera. Signore, stai parlando con me questa sera. E qui vediamo che tutti parlano. E sono convinto che tutti parliamo, sarebbe interessante se io potrei ascoltare i discorsi di tutti, le parole che si dicono, gli argomenti che si fanno, mentre Gesù è lì per pagare il prezzo, mentre il Signore è qui vicino a te, a fianco a te, e vorrei vedere cosa stai pensando, sarebbe interessante. Ma Egli non dice nulla, sta aspettando, ti sta aspettando. E mentre litigavano tra di loro a chi lo offendeva di più, lo volevano stuzzicare, e quindi l'hanno offeso in tutte le maniere affinché Lui rompesse quei legami che erano sulla croce. Ma io voglio dirti perché Gesù non ha rotto quei legami: perché questa sera può rompere i legami che ci sono nella tua vita, perché questa sera può rompere le catene che trattengono il tuo cuore, perché questa sera Egli, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può donarti la sua mano e dirti: figlio mio, io sono morto per te, per salvarti e per donarti un dono meraviglioso che è la vita eterna. Io non ho pagato perché tu avessi una vita per 80 anni, io ho pagato perché ti voglio sempre con me, nel mio cuore, nella mia vita, per tutta l'eternità, perché io ti amo. Ti amo, ti amo di un grande amore, ed è il mio sangue che parla alla croce, è il mio sangue, il mio silenzio, e Gesù lì in silenzio. E quindi per 6 ore veniva ingiuriato.
due malfattori avevano il coraggio di offenderlo. Ma Gesù è venuto per i peccatori. Gesù è venuto per i peccatori, dalle quali noi siamo peccatori e non c'è nessuno che è migliore di un altro. La Bibbia dice: il salario del peccato è la morte. Non abbiamo nessuna speranza, ma lui lì nel silenzio stava pagando goccia dopo goccia di sangue che scendeva lì dal Calvario. In silenzio, mentre il tumulto era contro di lui. Io mi preoccupo perché a volte la Chiesa è contro di lui. Io mi preoccupo perché a volte i credenti sono contro di lui perché non comprendono l'opera delle sue mani. Io mi preoccupo perché a volte si prega offendendo solo perché noi molte volte ci comportiamo, o altri si comportano come malfattori, e vogliamo che Dio ci esaudisca anche se il nostro cammino non è con lui. Quante persone dicono: se Dio c'è, perché io mi trovo in questo stato? I ladroni in croce dicevano: Signore, se tu sei Dio, se tu sei il figlio di Dio, libera te e libera anche me. Quante persone pregano in questa maniera? Ma lui è in silenzio, ti sta aspettando. Lui non è d'accordo, ma non ti sta dicendo nulla, e gli sta aspettando che tu possa capire, possa comprendere questa sera che lui ti ama di un grande amore. Ma qualcosa sta succedendo su queste persone inchiodate in croce. Due malfattori, due malviventi, due persone che hanno fatto il male per tutta la vita, due persone che nessuno apprezzava, due persone che la gente si voleva togliere di torno. Sapete, quando ci sono dei malviventi nessuno li vuole al suo fianco. Nessuno li vuole quando fanno il male e non sai se lo faranno nella tua famiglia. Nessuno li vuole. E molti erano contenti che stavano morendo. Nessuno li vuole. Siamo bravi a parlare, siamo bravi a dire Dio ti ama, ma nessuno li vuole. Mi ricordo alcuni anni fa, andai ad evangelizzare in una casa, in una famiglia, e mi dissero: ma in quella famiglia tu vai? Devo evangelizzare. E mentre stavo parlando dell'amore di Dio, entra un uomo, io non lo conoscevo, e lui comincia ad ascoltare che l'amore di Dio è in Gesù Cristo. E mentre lui ascolta, mi guarda e mi fa e dice: sì, tutto quello che tu dici sarà, ma per me non c'è speranza. Per me non è possibile. Io dissi: perché per te non è possibile? E mentre si parlava del Signore, il suo cuore cominciava ad aprirsi. E diceva: io ho fatto molto male nella vita. Da quando ero bambino sono cresciuto in mezzo alla malavita. Già a 8 anni mi comandavano a fare le cose, senza genitori. Non so leggere, non so scrivere. Hanno usato la sua vita per tanti anni. Sì, era un killer. Le persone, quando andavo a visitarlo, quando lo vedevano scappavano, perché le persone le squartavano con il coltello solo se dicevano una parola. E non sto scherzando, per chi conosce la storia è vero. La moglie aveva tutte le dita spezzate, perché quando diceva una parola gli spezzava le dita e la mandava all'ospedale. Andava e veniva dall'ospedale. Le persone che abitavano nel palazzo, in silenzio quando lui passava, quando doveva fare delle feste passava lui a raccogliere i soldi. Sì, era un uomo di sangue, come dice la scrittura. E mi disse un giorno: può Gesù Cristo perdonare il mio peccato? Io ho fatto male a tanta gente, ho fatto male a dei bambini che io ho tolto ai figli, ho fatto tanto di quel male e non ho il coraggio di dire tutto quello che ho fatto. Ho iniziato a 8 anni. Come può Dio perdonare un uomo come me? E gli disse: se tu credi con tutto il cuore, confessi il tuo peccato a Gesù Cristo, il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato.
Non esiste peccato al mondo se tu sei pentito e se tu credi in Gesù Cristo. Non esiste peccato al mondo che Gesù, il Figlio di Dio, non possa perdonare. Non esiste. E lui mi guardava, non ci credeva, ma il suo cuore si apriva. E mentre il suo cuore si apriva, ci credette. Era difficile credere che Dio perdonava un uomo come lui. Forse sarà difficile anche per te credere che Dio possa perdonare il tuo peccato, ma voglio dirti che Gesù è proprio lì sulla croce, in mezzo a due malfattori. Ed era lì senza parlare, ma il sangue scendeva dalla croce. Il sangue di Gesù Cristo è il sangue perfetto. Il sangue del Figlio di Dio è perfetto e può pulire, imbiancare qualsiasi peccato. Puoi, Signore, perdonarmi di questo peccato? Io gli dissi: il sangue di Gesù purifica ogni peccato. Può Dio perdonarmi anche questo che ho fatto? Io oggi mi sento male per quello che ho fatto. Puoi, Signore, fare questo? Sì, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Non c'è peccato al mondo che non può essere perdonato questa sera, perché l'agnello di Dio si è sacrificato. E voglio dirvi una cosa: che tre ore dopo, quando quest'uomo ha accettato Gesù Cristo nella sua vita, e la sua vita è cambiata perché è stata verificata e ha camminato con noi, la gente non ci credeva, erano due amici, due malfattori che camminavano insieme. Ho parlato con uno e ho parlato con l'altro. Lui accettò il Signore, l'altro no. Vado a casa a mezzanotte, mi arriva una telefonata ed era lui. Dice: Michele, che cosa mi sta succedendo? Io dall'altro lato dissi: che sta succedendo? Io non lo so che mi sta succedendo, io sento una gioia così grande nel mio cuore che non ho mai provato, ho una gioia così grande, ma che mi sta succedendo? È la gioia del Signore, è la gioia di Gesù Cristo, è il perdono dei peccati, perché quando la fede arriva nel tuo cuore, la gioia del Signore viene dentro di te e nessuno lo può spiegare, perché è qualcosa di intimo, personale, particolare che lui vuole fare nella tua vita. E a mezzanotte lui saltava nella sua stanza: che cosa mi succede? Ho una grande gioia nel mio cuore. La vuoi anche tu questa gioia questa sera? Una grande gioia. Io ero lì al telefono, dicevo: Signore, tu sei grande, Signore, tu sei meraviglioso, solo tu puoi fare questo. La sua vita cambiò. Questi due uomini per sei ore, ma improvvisamente la scrittura dice, e l'evangelista Luca mette alla luce qualcosa che noi non sappiamo, dice che improvvisamente all'ora sesta, verso mezzogiorno, mentre ancora lo stanno ingiuriando, in un malfattore succede qualcosa. Lo Spirito Santo comincia a guardare Gesù, comincia a vedere la scritta che sta sopra, e sta scritto: il re dei giudei. E comincia a sentire che Gesù Cristo è il salvatore del mondo. E improvvisamente egli comincia ad ascoltare la voce di Dio, la parola del Signore, e comincia a credere, e la fede entra nel suo cuore. Se tu questa sera mi stai ascoltando, io so che nel tuo cuore qualcosa sta succedendo. Non è la mia parola, è la parola di Dio, perché Dio ti ama ed egli ti sta chiamando questa sera per darti una nuova destinazione, per cambiare la storia della tua vita, il percorso della tua vita, perché egli non vuole che tu vai all'inferno a soffrire in un tormento eterno per tutta l'eternità. Tre ore dopo, quest'uomo comincia a difendere il maestro. Lo stesso uomo, lo stesso malfattore, con gli stessi peccati, e comincia a riprendere l'amico, perché si conoscono bene, sanno bene quello che hanno fatto insieme, e comincia a dire: noi stiamo soffrendo
noi stiamo morendo, perché è giusto che noi moriamo, perché abbiamo fatto male a tante persone, la nostra condanna è giusta. Ma quest'uomo che cosa ha fatto? Lui non ha fatto nulla. Benedetto è il nome del Signore. Non ha fatto nulla di male, ma sta facendo qualcosa di bene. Non ha fatto nulla di male, ma sta morendo per ognuno di noi. Non ha fatto nulla di male, ma sta pagando per il prezzo del suo peccato. E improvvisamente scoppia la fede. E prima riprende quest'uomo, due, riconosce l'innocenza di Gesù Cristo. È stato condannato da Pilato, è stato condannato dai magistrati, dai sacerdoti. Pilato non trovò colpa in lui, Erode non trovò colpa in lui, e adesso questo malfattore non trova colpa in lui. Io vorrei che tu comprendessi questa sera chi è colui che lì era lì in mezzo per afferrare, per abbracciare questi peccatori. Era lì al centro per abbracciarli. Forse tu sei un peccatore, sei lontano da Dio e pensi che il Signore ti rigetta per il tuo peccato. Io voglio dirti che il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato. E se le sue braccia sono in croce, voglio dirti che sono aperte per te. Sono aperte per te questa sera. Ma la cosa bella che quest'uomo dice: Signore, per la prima volta lo chiama Signore. Signore, quando sarai nel tuo regno. Lo ha riconosciuto come Signore, lo ha riconosciuto come il Salvatore, lo ha riconosciuto come il Re dei Giudei, come il Re dei Re e Signore dei Signori lì sulla croce. E adesso fa una dichiarazione di fede e dice: Signore, ricordati di me, ricordati di me. Ma che cosa si doveva ricordare il Signore? Se si ricordava tutto il male che aveva fatto, che succedeva? Voleva dire: Signore, ho fiducia in te. Signore, abbi pietà di me. Signore, non lasciare che la mia anima, il mio spirito, che la mia anima vada a soffrire per l'eternità. Signore, tu che sei l'unico salvatore del mondo e puoi salvare l'anima mia questa sera, io credo in te. Ricordati di me. Puoi tu dire questa sera: Signore, ricordati anche di me. Signore, ho peccato, non ho speranza. Signore, ho bisogno di un salvatore, ho bisogno di Gesù. Ricordati di me. Signore, tu sei qui questa sera attraverso la tua parola e mi stai chiamando. Fra poco farò un appello, un invito, ed è Gesù che ti sta chiamando, e questa parola è stata scritta per te, è stata scritta per me, affinché l'invito che fu fatto sulla croce sarà fatto anche per te. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E io voglio dirti che questa sera c'è il regno di Dio in mezzo a noi, e tu puoi entrare nel suo regno ricevendo Gesù Cristo nella tua vita. Ma la risposta di Gesù fu immediata. Egli disse: oggi. Gesù risponde alla fede. Gesù risponde alla persona che si sente perduta. Gesù risponde alla persona che non ha speranza. Egli ti risponde subito. Ed egli vuole risponderti questa sera quando tu gli dirai: Gesù, io voglio venire nel tuo regno, voglio entrare nella vita eterna. Signore, voglio essere perdonato ogni peccato. Gesù ti dirà: oggi tu entrerai nel mio regno. Oggi tu sarai salvato. Che cosa ha fatto quest'uomo per essere perdonato? Non poteva fare più niente, ma Gesù stava pagando per lui. C'è qualcuno di molto grande qui. Tu non sei qui a caso. Colui che è stato nel silenzio, colui che ti ha permesso di fare tutto, perché ha visto che tu non comprendevi. Ma adesso questa sera ti sta dicendo: voglio raccoglierti, perché non so se domani appartiene a te.
Però voglio dirti che oggi la Bibbia dice: se ascolti la voce di Dio oggi, apri il tuo cuore. Mosè, quando Dio visitò Mosè, disse: dove andrò in Egitto? Qual è il tuo nome, Signore? Come mi presenterò? E Dio disse: io sono. Dio stesso è venuto a pagare per noi. Io sono, questo è il mio nome in eterno. E Gesù disse, prima che Abramo fosse nato: io sono. E io voglio dirti che questa sera c'è l'io sono, l'onnipotente Dio che è venuto a pagare per il tuo peccato. Egli può darti ogni cosa. Io voglio fare un appello questa sera. Pastore Remo, posso? Il mio appello è: il sangue di Gesù Cristo questa sera vuole perdonare il tuo peccato e darti una nuova vita, una vita eterna. Gesù è stato sulla croce 6 ore, per 6 ore buttava sangue, e buttando quel sangue era per creare una nuova creatura, dare una nuova vita. In 6 giorni Gesù, il 6° giorno Dio creò l'uomo dalla polvere, ma questa volta non ha potuto crearci dalla polvere, ci è voluto il sangue di Gesù. E questa sera, se tu vieni a Gesù, diventerai una nuova creatura, una nuova persona, diventerai figlio di Dio per il sangue di Gesù Cristo. Vogliamo alzarci un momento, per favore? Se c'è qualcuno e questa sera per la prima volta e può dire: Signore, ho bisogno di te, voglio ricevere il tuo perdono, io non sapevo che tu mi amavi così tanto. Se c'è qualcuno questa sera, io voglio chiederti di alzare la tua mano e di dire: Signore, io lo voglio. C'è qualcuno questa sera? Se c'è qualcuno questa sera, perché questa sera che il Signore vuole darti vita eterna, questo dono meraviglioso. Se c'è qualcuno, ti prego, alza la tua mano, perché il Signore è qui in silenzio, ma sta guardando ad ognuno di voi. Se tu sei un credente ma non hai mai fatto una vera decisione e la tua vita va a destra e a sinistra, non perdere il traguardo. Questa sera puoi dire: Signore, io voglio darti la mia vita. Forse vieni in chiesa ma non hai dato tutto te stesso. Io voglio farti un invito questa sera: non andare via così e non venire avanti così, ma vieni, che Gesù ti sta chiamando con tutto il tuo cuore. Se c'è qualcuno che può dire: voglio dare la mia vita al Signore questa sera, perché Egli la trasformi e la porti di gloria in gloria, di fede in fede, di valore in valore. Se c'è qualcuno, voglio invitarti, i fratelli pregheranno per te, la mano di Dio si poggerà su di te ed Egli guarderà al tuo cuore. E il Signore darà secondo il tuo bisogno. Se c'è qualcuno questa sera, voglio invitarti, vieni avanti, non vergognarti. Egli non si è vergognato di te, non si è vergognato neanche della mia vita. Il sangue di Gesù Cristo ti laverà da ogni peccato. La mano del Signore sarà su di te. I cambiamenti verranno nella tua vita. Se la tua fede è posta male, voglio dirti che Gesù è l'io sono. L'io sono. E Paolo, appoggiandosi su queste parole, poteva dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
il tuo Gesù, il tuo Salvatore, non si ferma alla salvezza, ma vuole darti l'autorità nella tua vita di vincere ogni battaglia, perché Lui è l'Io Sono. Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica. Se c'è ancora qualcuno, questa è la sera per te, è la sera per la tua vita, per la tua anima, è la sera perché il Signore possa toccare finalmente la tua vita e trasformarla. È la sera che è personale, individuale, nel tuo cuore Gesù vuole entrare. Adesso, mentre si canta questo canto, voglio ancora invitarti a venire avanti, a ricevere Gesù nel tuo cuore. E se cammini a destra e a sinistra e non hai una vera fede, vieni a Gesù questa sera. Vieni a Gesù, perché la Scrittura dice che chi avrà perseverato nella fede fino alla fine sarà salvato. Vieni al Signore, non allontanarti, vieni a Lui questa sera, perché c'è una nuova possibilità. Vieni a Gesù, Egli ti sta aspettando. Aprigli il cuore, digli: Signore, c'è speranza anche per me stasera. Signore, ho bisogno di vita, ho bisogno di una vita abbondante, una vita ripiena di te, del tuo spirito e della tua presenza. Vengo al tuo altare questa sera e fa che quando i servitori pregheranno per me io possa ricevere, sottomettendomi alla tua mano. Signore, ricordati di me. Questa sera puoi dirlo: Signore, ricordati di me. Ricordati di me. Questa sera non voglio chiedere per il fratello a fianco a me, per l'amico, ma questa sera voglio dirti: ricordati di me, Signore, tutto quello che è nella mia vita, ricordati di me. Perché io ho bisogno di te. Hai cercato nella vita l'amore che... Chiedere ai pastori di venire avanti, di pregare, mentre lo Spirito Santo è difficile trovare. Vieni al Signore, Lui ti sta chiamando. Il Signore Gesù può salvare. Gesù è qui, Egli ti sta aspettando. Non perdere l'occasione. Conosce il tuo cuore. Dio ti ama. Amore que...